Ducati rappresenta certamente un'eccellenza italiana. Siamo molto contenti di essere insieme ormai da 8 anni con Aruba, che è un'altra eccellenza del nostro territorio. Le competizioni sono un valore estremamente importante per Ducati. Abbiamo l'obiettivo di far bene in tutte le categorie. Siamo presenti in MotoGP, siamo qui oggi a parlare di Superbike, ma da quest'anno siamo anche nel campionato Supersport con la Panigale V2, e quindi siamo molto contenti di questa presenza, perché in ogni campionato poi facciamo esperienze che vengono riversate nella produzione di modelli di serie per i nostri appassionati clienti, e questo è un po' proprio il DNA della marca. La stagione che sta per iniziare sarà per noi l'ottava al fianco di Ducati nel Mondiale Superbike. Puntare al Mondiale rappresenta sicuramente un obiettivo ambizioso, è una sfida che si rinnova ogni anno e che noi affrontiamo con grande determinazione, mettendoci tutta la passione e l'impegno di cui siamo capaci. Quest'anno abbiamo inoltre deciso di raccogliere un'ulteriore sfida, quella di entrare nel Mondiale Supersport grazie al nuovo regolamento che consente di utilizzare la meravigliosa Panigale V2. Non vediamo davvero l'ora di iniziare e di regalare soddisfazioni al popolo ducatista. La prestazione è una delle cose fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo, che è chiaramente quello di vincere il campionato del mondo. Le prestazioni assieme all'affidabilità sono quelle che determinano appunto il risultato finale. Ovviamente le prestazioni, soprattutto del motore, devono essere in perfetta simbiosi con quello che il pilota richiede. Tante volte si fa l'errore di pensare che la prestazione sia solamente la potenza. In realtà la prestazione è appunto dare al pilota il miglior strumento per poter vincere le gare. È chiaramente importante sottolineare il fatto che la moto deve essere in simbiosi con il pilota, anzi con i piloti. Mi piace ricordare che l'anno scorso il team Aruba Racing Ducati è stato l'unico team a vincere con entrambi i piloti, segno che appunto la nostra moto si adatta perfettamente a differenti stili di guida. Il lavoro di squadra è in realtà proprio insito nel nostro DNA, perché siamo una squadra di persone qui a Borgo Panigale che lavorano per sviluppare le moto che competono poi sui campi di gara in tutto il mondo, e ovviamente competono grazie all'estensione che abbiamo con le squadre appunto che per noi ci rappresentano nei vari campionati a livello internazionale. Come tutti gli appassionati sanno, il campionato Superbike è per definizione il campionato per le moto derivate di serie, quindi qui a Borgo Panigale nasce la Panigale V4R, che viene sviluppata grazie al lavoro dei nostri ingegneri e viene poi portata in pista con l'obiettivo di vincere il Mondiale Superbike dal team Aruba Racing Ducati. Il Racing rappresenta il trait d'union tra Aruba Racing e Ducati nel Mondiale Superbike. È la struttura che lavora dietro le quinte per mettere nelle condizioni migliori piloti e meccanici di lavorare al meglio in ogni circuito del mondo. Questo significa non soltanto la struttura tecnica, ma anche tutto il personale, l'hospitality e tutto ciò che ruota attorno al Mondiale Superbike. Il garage rappresenta il centro focale delle nostre attività, che si estendono ovviamente in pista. Nel box viene finalizzato tutto il lavoro delle persone a casa al fine di raggiungere il massimo risultato possibile. È fondamentale creare un ambiente coeso per favorire la connessione dei due team che lavorano uno accanto all'altro. Il rapporto del team manager con il pilota non si esaurisce dopo il weekend di gara, ma si estende per tutta la durata della stagione. Ogni team manager, ogni persona ha il suo modo di interagire con i propri piloti, ma è fondamentale creare un rapporto sincero, forte e di reciproca fiducia. Quando durante il weekend di gara si accende la luce verde, il lavoro del team e di tutte le persone che lavorano a casa è nella testa del pilota, quindi è fondamentale
trasmettergli massima serenità e la consapevolezza di essere la persona più importante del progetto. Il ritorno a una moto, a una squadra con cui ho cominciato la mia avventura nel World Superbike. È un ritorno per me molto aspettato perché abbiamo vinto tante gare, abbiamo lottato per un campionato del mondo. Tanta voglia, no? di ritrovarmi questa famiglia, di lavorare di nuovo con Ducati Aruba.it. Molto fiducioso in questa stagione. Mi ho ritrovato una moto molto più balance che quella che ho lasciato 3 anni fa. Con i punti forti ancora forti, ma i punti deboli molto migliorativi. Chiaramente con le buone sensazioni che ho avuto nei test, il nostro obiettivo è di lottare per la vittoria, no? In ogni gara e poi alla fine del campionato, e quello sarà il nostro target e lotteremo per farlo. Ciò che mi ha portato qua, a questo livello, credo sia la passione che ho per le due ruote e per questo sport. E la passione lega al team Aruba.it Ducati, la passione lega a un team tutto italiano che ci unisce e ci proietta verso un unico obiettivo. Secondo anno nel team ufficiale Ducati, nel team Aruba.it, mi dà una motivazione incredibile. Veniamo da un anno dove abbiamo imparato molte cose e adesso è il tempo di raccogliere ciò che abbiamo seminato. E vorrei fare un saluto a tutti i nostri tifosi che durante questo periodo comunque sono stati vicino a noi. Adesso probabilmente avremo anche possibilità di avere del pubblico, quindi vi aspettiamo in pista, tifateci e noi sentiamo il vostro calore. Questa stagione rappresenta per me una grande opportunità. Sono molto contento di correre per questo team e per me è una grande sfida e non vedo l'ora di iniziare. Le mie prime sensazioni di quando sono salito per la prima volta sulla Panigale V2 sono state un po' difficili il primo giorno perché venivo da una categoria completamente diversa, però mi sono abituato abbastanza in fretta e adesso mi trovo molto bene. Il rapporto con la squadra è stato fin da subito molto buono, mi sono trovato subito molto bene. E i ragazzi del team sono fantastici, con la moto mi trovo bene, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Le ambizioni per questa stagione sono alte, diciamo che abbiamo delle aspettative abbastanza buone, speriamo di fare molto bene, abbiamo lavorato bene durante l'inverno, io e la squadra, quindi siamo contenti e secondo me ci possiamo divertire. Ciao, sono Charles Davis, sono il coach del team Aruba Racing Ducati. Il tempo dei test è finito. Adesso facciamo sul serio. Siete con noi?